Tifosi nerazzurri appassionati di calcio giovanile, un saluto da Filippo Sartirana. Benvenuti al centro tecnico Nicolò Galli, 14ª giornata del campionato Primavera 1, Bologna-Inter. Bene con l'esterno in direzione di Roma. Rientra, prova il cross in mezzo sul secondo palo. Ed eccola allora la prima occasione del match con Juvara. Largo Iliev, controllo a seguire con il destro di Iliev che punta la porta. Iliev se la porta su destra, quattro maglie davanti, scarica per Wieser. Iliev, ancora Wieser, il piazzato. Non gira però il pallone di Wieser. Ma via bene, ora c'è un po' di spazio sulla destra con Viviani. A cercare proprio il numero 2, ma Vezzoni ha capito tutto. Contro break dell'Inter, grande giocata di Vezzoni. Iliev, ancora per Vezzoni, si chiude il triangolo. Vezzoni in area di rigore, prova! Una cosa a metà tra un tiro e un cross. Chinque va col lancio lungo. Milani la mette al limite, il sinistro al volo di Satriano. Soluzione pretenziosa. Si chiude infatti senza recupero il primo tempo, 0-0 tra Bologna e Inter. Maresca, Montebugnoli dietro da Milani, direttamente da Molla, che sbaglia il controllo e arriva sul tap-in il vantaggio dell'Inter. Errore clamoroso di Molla e la butta dentro Bonfanti al minuto 52. Milani la ridà al suo portiere, che si fida troppo del suo stop, tradito anche da un rimbalzo. Allora non si fa pregare Bonfanti. E all'improvviso, con un lampo, arriva il vantaggio dei nerazzurri. Bravo Bonfanti a crederci. E prova a ripartire il Bologna. Bene Rocchi dalle parti di Montebugnoli. In profondità a cercare Rabbi. Tonali su di lui. Uno contro uno. Rabbi in mezzo, arriva la zampata di Rocchi. L'aspettava lì Rovida. Sangalli questa volta va sul primo palo. Che girata. Al volo, provata da Tonoli. Di Zauri. Il cross sul secondo palo. Arriva il colpo di testa in mezzo a cercare Vergani. Rovida in qualche modo. Pallone che rimane lì in area di rigore. Cade a terra un giocatore del Bologna. Non c'è niente. Vezzoni può rinviare lungo. Sigur Palsson. Arnofoli. Non prova il cross di prima. Controlla. Va ora al traversone. Pallone in mezzo. Il colpo di testa. Facile per Rovida. Punizione battuta direttamente in porta. Pallone che non scende abbastanza. Ha provato Satriano. Infatti non c'è più tempo. Finisce qui. Basta il gol di Bonfanti all'Inter per vincere a Bologna e ottenere il terzo successo consecutivo in campionato. Una vittoria molto importante, sofferta e ottenuta grazie al gol di rapina di Bonfanti. Hey, don't forget to subscribe to our YouTube channel. Ehi, non dimenticarti di iscriverti al nostro canale YouTube. Ehi, non olvides suscribirte al nostro canale di YouTube.